Allora, nella lezione di oggi completeremo la parte riguardante i sistemi elettati e poi faremo un'esercitazione. Ieri siamo arrivati a ricavare l'equazione del profilo di temperatura lungo l'aletta nei tre casi di condizione al contorno all'estremità dell'aletta del primo, secondo e terzo tipo, cioè aletta infinitamente lunga, ovvero temperatura all'estremità dell'aletta pari a più infinito, e abbiamo ricavato l'equazione del profilo di temperatura che è questa qui, come ricorderete, e quindi l'espressione della potenza termica, aletta con estremità adiabatica e infine l'aletta con estremità che scambia per convezione con l'ambiente esterno. A questo punto abbiamo potuto osservare che in realtà il caso più aderente alla realtà, che è il caso con condizione al contorno del terzo tipo sull'estremità dell'aletta, contiene in qualche modo gli altri due casi. Infatti ieri abbiamo osservato che per H con L tendente a 0 si ricade nel caso di aletta con estremità adiabatica, ponendo L tendente a infinito si ricade nel caso di aletta appunto di lunghezza infinita, quindi con la temperatura all'estremità pari a T infinito. E dal punto di vista del profilo di temperatura lungo l'aletta, abbiamo già visto ieri e ricapitoliamo velocemente che nel primo caso, aletta di lunghezza infinita, il profilo di temperatura ha un andamento di questo tipo e tende asintoticamente a T infinito per x tendente a infinito. Mentre nel caso di aletta adiabatica, l'estremità dell'aletta che ha una lunghezza finita e non più infinita, la temperatura è più elevata di T infinito e in questo punto la pendenza della curva è pari a zero, perché la condizione al contorno di adiabaticità matematicamente equivale a dire che dt su dx, ovvero la pendenza della curva, è pari a zero. Nel caso invece di aletta con estremità che scambia colore, ancora all'estremità abbiamo una temperatura maggiore di T infinito, evidentemente questa cosa qui determina poi lo scambio termico, perché se la temperatura dell'estremità fosse T infinito non ci sarebbe lo scambio termico, no? Tra l'estremità e l'ambiente. Non ha pendenza nulla, perché se avesse pendenza nulla questo significherebbe che siamo in assenza di flusso, ma ha una pendenza che è data dalla relazione inerente alla condizione al contorno del terzo tipo. Dopodiché l'andamento della temperatura è quello tipico dello scambio termico convettivo in prossimità di una parete. Ok? Quindi ieri sostanzialmente siamo arrivati a questo punto. Ora, quello che volevo farvi osservare è che quando abbiamo affrontato tutti gli argomenti inerenti al profilo di temperatura lungo l'aletta, il calcolo della potenza termica, eccetera, abbiamo fatto riferimento ad una lunghezza dritta con sezione circolare costante lungo x. Okay? Chiaramente però queste relazioni che abbiamo ricavato possono essere utilizzate anche per una aletta a sezione rettangolare, quindi una aletta fatta in questo modo qui. Questa è la temperatura di base, della superficie di base, T infinito, H segnato dalla temperatura del fluido circostante, L è la lunghezza dell'aletta, V è l'altezza, mentre lo spessore dell'aletta lo chiamiamo T. Spero che la figura sia sufficientemente chiara, quindi questa aletta protende da una generica superficie a temperatura T con S uniforme e costante. Ovviamente va detto che le ipotesi di base sono sempre valide, quelle che abbiamo utilizzato per ricavare l'equazione, e l'equazione che descriverà il profilo di temperatura sarà ancora del tipo derivata seconda
di t segnato su dx quadro uguale m quadro di t segnato più le relative condizioni al contorno, ciò che sarà differente è m quadro. Questa è l'unica differenza. In particolare sappiamo che m quadro è pari ad h segnato per il perimetro diviso kA, e in questo caso specifico il perimetro è pari a due volte b più t, e già che la letta a sezione rettangolare tipicamente presenta uno spessore piccolo, e questo l'abbiamo anche giustificato dal punto di vista, diciamo così, fenomenologico attraverso il numero di BO della letta, il quale ci ha fatto osservare che affinché la letta funzioni nel modo migliore possibile, che si traduce nell'avere un numero di BO della letta minore di 1, bisogna avere un rapporto tra area e perimetro piccolo, tra l'area della sezione normale, cioè questa qui, e il perimetro, il che si traduce nel caso di alette a sezione rettangolare nel realizzare alette con uno spessore molto piccolo. In effetti di questa cosa abbiamo trovato riscontro nella realtà, nelle nostre osservazioni. Tutti i sistemi alettati che abbiamo preso ad esempio e che abbiamo osservato, anche se le alette che erano ieri sulla CPU della scheda video, presentano una sezione piccolina, uno spessore piccolino. Quindi, già che tipicamente T è più piccolo, molto più piccolo di B, il perimetro possiamo scriverlo in modo approssimato come due volte B, ok? Trascurando il 2T rispetto a 2B. Per quanto riguarda l'area della sezione normale, essa è pari a B per T. Di conseguenza M quadro uguale H segnato per 2 volte B diviso K B per T, ovvero sia uguale a 2 volte H diviso K T. Non so se riuscite a vedere qui in basso, a questo punto mi direi di liberare per un momento la lavagna in modo che riusciamo a vedere meglio. Quindi farei così. Ok. Quindi la differenza sta nel modo in cui calcoliamo m, in quel caso è m quadro chiaramente, perché m è la radice di quella quantità lì, e le relazioni che abbiamo trovato per aletta a sezione circolare continuano a valere. Ok? Nella realtà però ci troviamo spesso di fronte ad alette che hanno forme geometriche più complicate. E abbiamo visto ieri che nell'equazione che tiene conto, per esempio, della variazione dell'area della sezione normale della letta in funzione di x, le cose diventano abbastanza più complesse, cioè è necessario conoscere ovviamente la legge di variazione dell'area in funzione di x, perché poi bisogna derivare il termine dA su dx, ricorderete ieri, no? Nella prima equazione che abbiamo già fatto. Allora, molto spesso, data la complessità, soprattutto geometrica, delle alette, si valuta la potenza termica scambiata dalla aletta stessa ricorrendo al concetto di rendimento della aletta. Allora, continuiamo per semplicità a far riferimento alla aletta dritta a sezione circolare, di cui abbiamo parlato ieri, che protende da una superficie a temperatura T con S, è una aletta di lunghezza L
con una superficie di base pari ad A e un perimetro pari a T, immesso in un fluido all'infinito con un coefficiente di scambio a casa. Allora, continuando a fare riferimento a questa retta, il rendimento della retta è la potenza termica che questa retta scambia diviso, diciamo così, una potenza termica ideale. Ovviamente capirete che la potenza termica ideale è una misura della potenza termica massima che questa retta può scambiare. Giusto? Allora, facciamo riferimento al caso di aletta con estremità diapatica. Quindi è il caso in cui conosciamo tutto di questa aletta, sappiamo che l'andamento della temperatura è dato da questa relazione, mentre la potenza termica scambiata dalla retta è data da radice di HPKA per T con S meno T infinito per la tangente iperbolica di M. Ok? Benissimo. Quindi, volendo valutare il rendimento della retta, la potenza termica ce l'abbiamo. La potenza termica ideale adesso, che è, ripeto, la potenza termica massima che questa retta è in grado di scambiare, secondo voi in quali condizioni possiamo ottenerla? Qual è la condizione più favorevole, secondo voi, ai fini dello scambio termico? Nessun suggerimento? Non la tangente tende ad 1. No, non ho capito. La tangente iperbolica di un medio uguale a 1. Sì. Guardando quella relazione lì, voi dite la tangente iperbolica di ml tende a 1, quindi evidentemente ottengo la massima potenza. Guardando quella relazione. Ma nella pratica, se guardate il tutto dal punto di vista un po' più fenomenologico, abbiamo detto ieri, forse ricorderete, esattamente, che solo nella condizione in cui la temperatura della retta è perfettamente uniforme e pari a T con S, io riesco a ottenere la massima potenza termica scambiata possibile. Questa condizione è una condizione che nella pratica, si potrebbe raggiungere se il valore della conducibilità termica del materiale della retta fosse elevatissimo, diciamo teoricamente infinito. Comunque, materiali con conducibilità termica elevatissima consentono di avvicinarsi verso il valore della potenza termica massima scambiabile, giacché maggiore la conducibilità termica, più uniforme sarà la temperatura nella retta. E già che non ci sono resistenze di contatto, per nostra ipotesi, tra la retta e la superficie di base, evidentemente la temperatura si uniformerà a T con S. Ok? Allora è chiaro che questo acupunto ideale è la potenza termica che la retta scambia nell'ipotesi in cui essa si trovi uniformemente alla temperatura T con S. Ed è facilmente calcolabile, perché dall'area, scusatemi, dal coefficiente di scambio anche segnato per l'area della sezione laterale in questo caso, perché stiamo considerando il caso di aletta con estremità diabatica, e questa sezione laterale è P, perimetro, per la lunghezza dell'aletta, giusto? Per T con S meno T infinito. Questa è la potenza termica ideale, cioè quella massima che l'aletta può scambiare.
questa qui sarà sempre inferiore o al più uguale alla Q ideale. Giusto? E allora il rendimento in questo caso è dato da, dal rapporto di queste due quantità, ovvero radice di HP KA, potendo diciamo semplificare TS meno T infinito, numeratore e denominatore, quindi non lo scrivo proprio, per tangente iperbolica di ML diviso H segnato per T per L. Portando tutto all'interno della radice, tutto il denominatore, otteniamo H segnato di KA diviso H segnato al quadrato L quadro, e il tutto che moltiplica la tangente per volta di ML. A questo punto semplifichiamo questo coefficiente H con questo quadrato, questo perimetro con questo, e vi faccio osservare che HP su KA è pari ad M quadro. Quindi l'argomento della radice è 1 diviso M quadro L quadro. Giusto? Riuscite a vederlo? Di conseguenza il tutto sarà pari a tangente iperbolica di M per L diviso N per L. E questa è, in questo caso, semplice, l'espressione dell'efficienza della retta. Quindi l'efficienza sostanzialmente è nota. Che cosa possiamo osservare? Osserviamo che l'efficienza di una retta con estremità adiabatica dipende dal prodotto M per L. L evidentemente è la lunghezza della retta, in M sono contenute informazioni relative al materiale, al coefficiente di scambio e al rapporto tra perimetro e area della retta, quindi alla sezione, va bene? Se ieri abbiamo visto che per valori di ML maggiori o uguali di 2,65 la tangente iperbolica era praticamente maggiore o uguale a 0,99, possiamo osservare adesso che nel caso di ML pari ad 1 e quindi lunghezza pari a 1 su M della retta, la tangente iperbolica di ML vale circa 0,76 più o meno. Quindi avremo 0,76 diviso 1, giusto? Quindi avremo, nel caso di ML pari a 1, un rendimento del 76%, cioè questa retta sta scambiando il 76% della massima potenza termica che può scambiare, o meglio che potrebbe scambiare se avesse una conducibilità termica infinita. Salendo con ML, per esempio a 2, abbiamo la tangente iperbolica 0,96 circa, diviso 0,96, quindi è qualcosa di meglio di 0,96, no? Il rapporto sarà poco più di 0,97, non so, qualcosa del genere. E l'andamento qualitativo dell'efficienza in funzione di ML sarà qualcosa di questo tipo. E chiaramente un andamento qualitativo, ma vi faccio vedere, ho riportato proprio i punti, i valori numerici e il grafico, vi faccio vedere come è fatto ML.
Quindi dicevo, questo è l'andamento qualitativo, però mettendo proprio a grafico, banalmente con un foglio Excel, ML e tangente di ML su ML, qui c'è un errore, potete vedere alle grandi e alle piccole ML, evidentemente c'è un errore di battitura, ma a parte questa cosa qui, mi faceva piacere farvi vedere proprio come varia l'efficienza in funzione del prodotto M per L. E l'andamento è questo qui. Ora, perché l'efficienza scende in maniera così significativa quando ML aumenta? Riuscite a darmi una spiegazione fenomenologica? La risposta è più semplice di quello che uno potrebbe immaginare. L'efficienza scende perché se la letta diventa lunga, più lunga è, meno isoterma è. Magari se prendo una letta di questa lunghezza, vedo che sull'estremità, se la superficie da cui protende è molto calda, l'estremità ancora è calda, molto calda magari. Ma se la letta si allunga di molto, l'estremità diventerà sempre più fredda. Questo vuol dire che la letta presenterà una temperatura sempre più disuniforme in funzione di X e quindi saremo sempre più lontani dalla condizione di isotermia con temperatura pari a P con S. Giusto? È chiaro però che la condizione ML pari a zero, anche questa è una condizione, come dire, nella pratica non si realizza, una letta significherebbe che la letta non c'è, ok? Quindi ciò che si fa tipicamente è avere un valore di rendimento soddisfacente agendo non solo sulla lunghezza, l'avrete capito, ma sul prodotto ML. Quindi noi abbiamo la possibilità di agire sul rapporto perimetro su area, sulla conducibilità del materiale e quant'altro, oltre che sulla lunghezza. L'insieme di tutti questi fattori ci darà il prodotto M per L e quindi il valore dell'efficienza della linea. Qual è l'utilità di una cosa del genere? Una cosa del genere, cioè avere un'informazione sul rendimento della letta in funzione di ML in questo caso, ha una grande utilità pratica, perché mentre nel caso analizzato, ovviamente per motivi didattici, abbiamo fatto riferimento ad una letta dritta con profilo circolare di cui conosciamo tutto, siamo riusciti a descrivere matematicamente il profilo di temperatura, la potenza scambiata e quant'altro, e quindi anche siamo riusciti a trovare un'espressione matematica del rendimento, questa cosa qui non è tanto agevole per altre forme di alette. Allora, se avessi un'informazione di questo tipo per qualsiasi forma di aletta, potrei trovare la potenza scambiata in maniera semplice, cioè moltiplicando il rendimento per la potenza ideale, che non richiede la conoscenza del profilo di temperatura, ma solo della forma geometrica, o meglio dell'area, della superficie di scambio dell'aletta. Cioè che la letta in questo caso si trova idealmente a P con S, quindi nota l'area di scambio della letta, devo fare banalmente l'area per H per P con S meno T infinito per trovare l'H punto ideale. Moltiplico il tutto per il rendimento e la potenza che effettivamente la mia letta sta scambiando. Nella pratica questi grafici sono disponibili sui testi su cui andrete a studiare e sono disponibili per varie forme di aletta. In questo caso, questo è ancora il libro di trasmissione del calore, Fondamenti di trasmissione del calore, volume 2, volume 1. Vedete, ci sono delle alette con una sezione, diciamo, triangolare, anche se non è proprio perfettamente triangolare, perché qui c'è, come dire, un raccordo e c'è anche un raccordo in punta, per cui in funzione di quanto questa aletta è sottile all'estremità rispetto a quanto è, diciamo, spessa in corrispondenza della superficie di base, in questo grafico vengono forniti gli andamenti del rendimento e inoltre sono fornite le espressioni che permettono di valutare l'andamento dello spessore in funzione di questo.
qui abbiamo L per radice di 2H su KT, cioè ML. Sostanzialmente nell'uso di queste relazioni l'espressione M è questa che vedete qui, radice di 2H su KT. E H, scusatemi, T è indicata sul grafico. Quindi sostanzialmente quando si utilizzano questi strumenti abbiamo tutte le informazioni, dobbiamo solo stare attenti a recuperarle dal grafico, ok? Quindi abbiamo l'informazione su quale M utilizzare per calcolare ML, qual è lo spessore da considerare, quello alla base e così via. E quindi anche nel caso di alette più complicate non ci sono grossi problemi. Siamo in grado di trovare la potenza termica scambiata. Questo è un altro esempio preso da un altro testo, che è questo che vedete qui sotto. E vedete, ci sono forme di alette da molto semplice, pochino meno, leggermente più complessa, abbastanza più complessa dal punto di vista geometrico, attenzione, e anche qui vengono forniti gli andamenti del rendimento. Questa è l'importanza del rendimento dell'aletta dal punto di vista pratico. Ok? Tutto chiaro? Ora però c'è un altro piccolo problema, e per illustrarvelo, il problema, se così lo vogliamo chiamare evidentemente, è legato al fatto che se ragionate sulle applicazioni pratiche, sugli esempi pratici applicativi che abbiamo visto ieri, indipendentemente dalla forma della aletta, può essere a sezione rettangolare, circolare, che può avere una sezione costante lungo x oppure no, insomma varie forme, c'è un altro aspetto che, come dire, rende quegli esempi pratici che abbiamo visto ieri un pochino differenti da ciò che finora abbiamo trattato. C'è un aspetto molto semplice. Noi abbiamo ragionato sulla singola aletta. Nella realtà però abbiamo quasi sempre visto batterie di alette, giusto? In quasi tutti gli esempi applicativi. Un esempio con la singola aletta, vado a memoria, non mi sembra ci sia sulle slide che abbiamo visto ieri, vero? Confermate? E allora voi direte, va bene, ma quindi quando devo andare a dimensionare un sistema alettato, una superficie alettata, quali sono le difficoltà che trovo? Allora, in realtà non c'è una grande difficoltà in più rispetto a ciò che abbiamo fatto. E si procede in questo modo. Allora, immaginiamo di avere, io disegno solamente due alette, quindi immaginiamo di avere una superficie che separa due ambienti. Questa parete ha uno spessore S, fatemi vedere, insomma più o meno a meno di, come dire, superfici spilenche. Abbiamo quindi questa paretina che separa due ambienti, diciamo così, un ambiente interno e un ambiente esterno, e immaginiamo che dal lato interno ci sia un certo coefficiente di scambio H con I, lato esterno H con I, evidentemente. Ora, dal lato interno immaginiamo che la superficie sia liscia e dal lato esterno invece è alettata. In questo caso ho messo delle alette a sezione rettangolare. Quindi sono alette che presentano una lunghezza L, uno spessore T
e una larghezza B, come abbiamo fatto finora. Abbiamo sempre utilizzato questa notazione qui. Adesso vorremmo capire che cosa cambia in termini di potenza termica trasferita se metto la parete arretrata oppure se utilizzo una superficie liscia sia lato interno che lato esterno. Nel fare questo però ipotizziamo che la presenza delle arette non alteri in modo significativo il coefficiente di scambio termico H segnato, e cioè posso ancora utilizzare lo stesso coefficiente H segnato con E e sulla superficie delle arette e sulla superficie non arettata. Va bene? Quindi questa è un'ipotesi che facciamo. Ora, volendo risolvere questo problema, possiamo utilizzare l'analogia elettrica. Infatti, la situazione in cui ci troveremo è la seguente. Passiamo, ricordate l'analogia elettrica? Ok? Passiamo dalla temperatura interna alla temperatura superficiale interna, quindi dal lato sinistro per intenderci, e tra i due nodi c'è una resistenza evidentemente, che è data da 1 diviso H interno per l'area della superficie interna, A con I. A questo punto siamo arrivati in corrispondenza della superficie interna e c'è un'altra resistenza. Mentre la prima che abbiamo scritto è una resistenza convettiva, adesso c'è una resistenza conduttiva attraverso la paretina che presenta una conducibilità K, così, per cui la resistenza conduttiva è S su K A. L'area in questione è ancora l'area interna nel caso di simmetria, diciamo di geometria in coordinate, di simmetria rettangolare, chiamiamo simmetria piana, ecco, per essere un pochino più corretti. Nel caso di simmetria piana l'area da mettere in questa relazione è ancora l'area interna. Ok? Diversa sarebbe la situazione nel caso di simmetria cilindrica, per esempio, giusto? Che lì avremmo sul lato esterno un certo valore dell'area che dipende dal raggio esterno, sul lato interno un altro valore che dipende dal raggio interno. In questo caso no, quindi area interna. A questo punto siamo arrivati sulla superficie che noi abbiamo sempre chiamato superficie di base, da cui protendono le alette, non la letta, le alette. Che cosa succede dal punto di vista dello scambio termico? Succede che quest'ultimo, cioè lo scambio termico, può essere visto come, dal punto di vista dell'analogia elettrica, come uno scambio in parallelo, quindi con due resistenze in parallelo, tra la superficie non alettata e la superficie alettata. Ora, dal lato della superficie non alettata, la resistenza è 1 su H con E per l'area esterna meno l'area della superficie esterna alettata. Ovviamente teniamo presente che l'area che io ho chiamato A con E è uguale all'area non alettata, lo scrivo per chiarezza, più area ovviamente della superficie non alettata più area della superficie alettata. Quindi è l'area della superficie complessiva non alettata più alettata, giusto? Quindi A con E meno A con E alettata, e quindi è questa qua, la chiamo A con E AL. L'area non alettata sarà A con E meno A con E AL, giusto?
Quindi è 1 diviso a con e meno a con e alettata. Quando vado a vedere la resistenza sul lato dell'aletta, ovviamente poiché l'aletta può avere una forma qualsiasi, io mi servo per semplicità del rendimento, osservando che la potenza termica scambiata dalla superficie alettata è uguale al rendimento per l'area della con E alettata per l'H con E segnato per T, diciamo, superficiale esterna TS con E meno T infinito, secondo l'espressione del rendimento che abbiamo visto poco fa. Quindi questo significa che la resistenza del lato della superficie alettata è 1 diviso eta, il rendimento, che posso determinare analiticamente se la geometria me lo consente, in questo caso sì, se la geometria è un pochino più complicata utilizzo dei grafici come quelli che avete visto prima. Ok? Rendimento A con E alettata per H segnato con E. E a questo punto siamo arrivati a temperatura esterna. È chiaro che la potenza termica complessivamente scambiata, questa è la potenza termica della superficie alettata, la potenza termica complessivamente scambiata sarà pari a T con I meno T con E, nell'ipotesi che con E sia maggiore di T con E, quindi lato sinistro c'è un ambiente a temperatura più elevata, T con I meno T con E diviso la resistenza totale, che possiamo determinare attraverso quel circuito elettrico equivalente. Giusto? State seguendo? Ok. Allora, nel determinare la resistenza totale, ovviamente qui si hanno due resistenze in serie, quindi non è un grosso problema. Qui abbiamo due resistenze in parallelo, quindi potremmo per esempio osservare che in questo caso si sommano le conduttanze, cioè l'inverso della resistenza, no? Quindi nel caso di, chiamiamo questa qui, la chiamiamo R1, vai per comodità, questa la chiamiamo R2, questa la chiamiamo R3 e questa la chiamiamo R4. Ok? Quindi nel parallelo R3 in parallelo con R4 posso scrivere che questo è pari a 1 diviso K3 più K4, cioè è uguale a 1 diviso K3, che è H segnato con E per A con E meno A con E alettata, più eta A con E alettata H segnato con E. Ovviamente questa così va già bene, però se vogliamo possiamo riscriverla in forma un pochino più compatta, un pochino più elegante, per esempio mettendo in evidenza il coefficiente di scambio sicuramente, che moltiplica ad esempio A con E più, qui potremmo mettere A con E alettata, anzi farei meno A con E alettata, e qui rimane 1 meno eta, se non ho commesso errori. In questa forma è un pochino più elegante, ma è solo una questione di forma, insomma non ha, sicuramente la relazione quella lì non è che cambia. Questo significa che la resistenza totale, la scrivo qui a questo punto, è pari a 1 diviso H segnato con I A con I più S su K A con I più 1 diviso H segnato con E che moltiplica A con E meno A con E alettata 1 meno eta.
Siete? Tutto chiaro? Adesso, giustamente, una volta capito che siamo in grado di calcolare la potenza termica scambiata una volta che abbiamo utilizzato le aliquote sul lato destro, ci chiediamo se questa potenza termica è maggiore rispetto al caso in cui non ci sono le alette. In quel caso, quindi caso senza alette, il circuito elettrico equivalente è questo qui, 1 diviso a con I, H segnato con I, poi abbiamo la resistenza conduttiva che è S su K a con I, e poi abbiamo la resistenza esterna che è ancora 1 diviso a con I, a con E sono uguali a questo punto, comunque mettiamo a con E, H segnato con I, e andiamo alla temperatura esterna. Quindi la resistenza totale sarà pari a 1 diviso a con I, H con I, più S su K a con I, più 1 diviso a con I su H con I. Se questa resistenza qui è più piccola di questa resistenza qui, allora nel nostro caso avremmo migliorato lo scambio termico, giusto? Allora, ovviamente questi due termini sono uguali, mentre al denominatore abbiamo una superficie A con E alettata che è molto più grande di A con E e che nel caso di sostanzialmente di buon rendimento consente di far diminuire in maniera significativa l'ultimo termine dell'espressione resistenza totale. In questo modo la potenza termica scambiata nel caso di superficie alettata sarà maggiore rispetto al caso di superficie non alettata. Capite? Ovviamente questi confronti possono essere fatti agevolmente facendo i calcoli, e magari faremo più tardi un esercizio in cui potete fare questi calcoli, ma manca un ultimo passaggio. Ve lo accenno, poi facciamo una pausa e proseguiamo dopo. E l'ultimo passaggio è: siamo partiti dall'aletta singola, abbiamo studiato, siamo arrivati al sistema alettato, siamo in grado di trovare la potenza termica che complessivamente la parete alettata scambia utilizzando il concetto di rendimento. Ma se io dovessi trovarmi a dimensionare una parete alettata, mi troverei di fronte alla necessità di scegliere, ad esempio, quale deve essere il passo ottimale tra le alette, oltre a dover scegliere quale deve essere la lunghezza delle alette e così via, giusto? Allora, a questa domanda daremo risposta dopo la pausa e poi con delle esercitazioni fisseremo un pochino meglio i concetti, va bene? Facciamo 5 minuti di pausa.